Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Yoshi's Crafted World. Per tutti quelli che abbiano iniziato oggi a seguire la serie, vi faccio un breve riassunto. Abbiamo completato tutto il cartapicco, che adesso vi faccio vedere da questa parte. Abbiamo completato tutti questi quadri, nei quali devo ancora ritornare per prendere tutti i collezionabili al 100%, e ci siamo fermati proprio al cospetto di quello che sembra essere il primo boss. Che cosa ne dite di andare subito ad affrontarlo? Iniziamo! Eccoci, allora, siamo tutti pronti? Direi di tuffarci subito all'interno e vedere che cosa ci aspetta. Oh mamma, c'è al momento un totem che si è rigirato. Vediamo un pochettino che cosa c'è da fare. Cioè, innanzitutto notate che è cambiato il cartoncino, questo qui, della schermata di caricamento. Invece di esserci Yoshi allegro, ci sono Kamek e Baby Bowser e i soliti simboli geometrici strani che ricordano i tasti della PlayStation. Guardiamoci questo piccolo filmato. Maledetto topo! Yoshi, sempre tenerissimo, cerca di essere gentile con il topolino e però farsi restituire allo stesso tempo la gemma che gli è stata rubata. Oh, maledetto Baby Bowser. Chissà se una delle gemme sarà davvero finita da queste parti, dice il Baby Bowser. Sono quasi sicuro fosse in questa zona, commenta Kamek. Mi hanno notato. Capperi, ma è Yoshi! Capperi! Che espressione arcaica! Oh no, Kamek è inciampato dentro una lattina. Sicuramente ci sarà qualcosa da fare con le calamite, ragazzi. Nel precedente episodio abbiamo già fatto una serie di puzzle con i magneti e a giudicare da questa lattina mi sa che c'è da fare qualcosa del genere anche qui. Ah, come avrà fatto a raggiungerci così in fretta? Un momento, che abbia già trovato qualche gemma? Io direi... Oh sì, una l'ho vista. Posso dire di averla vista. Yahoo! Sul serio? Dove? Non ve lo dico, ragazzi. Eccolo là, c'è un topino nascosto là dietro. Secondo me ci sta raccontando delle frottole. No ragazzi, io non mento mai, sono un boy scout. Bugiardo, stai mentendo, vero? Si è infuriato Baby Bowser. Voglio accaparrarmi le gemme, eppure di corsa. Va bene, nel frattempo prende a testate la lattina. Su, su, si calmi, giovane altezza. Quanta riverenza, Kamek. È lo schiavo anche di Baby Bowser? Mamma mia, è messo male. E tu, quando avrò finito di castigarti, dovranno raccoglierti con il cucchiaino. Frasi minacciose, minacce varie, ma noi non ci lasciamo intimidire da questi brutti ceffi. Cosa succede? Polvere di stelle. E si sta tramutando in qualcosa questa lattina. Si direbbe un totem, il totem che abbiamo visto prima di entrare. Ma è ridicolo, questo è l'unico dettaglio. Lattinello! Mamma mia, poverino! Il magnete subito! Lattinello, vieni qua! È cascato. E adesso gli saltiamo sulla testa. Boom! Con lo schianto, facendo lo schianto a terra. Bisogna così, ragazzi, schiacciare con il salto e poi lo schianto. Il primo colpo al lattinello lo abbiamo dato. Non mi sembra affatto difficile per ora, fin quando però non vedo un altro magnete, le cose sono ferme così. E questi cosi li posso solo evitare, credo. Cosa tira fuori? A un certo punto verrà fuori qualcosa di diverso? No, quei cosi... Oh, i topi! Ecco, ci sono i topini che cercano di non farci prendere il magnete. Guarda un po', ci sono degli aeroplanini che cercano di punzecchiarci. Ti ho preso, lattinello. E oppe, brignao, brignao. Questo è il verso più o meno che fa Yoshi, credo di essere molto bravo ad imitarlo. Non so se mi spiego. Brignao.
non so se avete sentito, brignao. Lui continua a provare a prendermi, ma è talmente tanto lento che posso farmi beatamente i fatti miei in giro per il quadro, strafregandomi di quello che fa lui. E questo coso qui perché è dorato? Ah, forse perché salta e ognuno fa un movimento diverso. Ognuno di questi cosi. Ehi. Dove credete di andare, topastri, con il mio magnete? Eccoci qua, lattinello. Chietto, preso, anche se ho tirato un po' troppo in basso. Brignao! Semplicissimo, un altro brignao. E l'abbiamo sconfitto. Ben fatto, tutto qua? Molto semplice, ragazzi. Molto, molto semplice. Quindi, primo boss sconfitto in scioltezza. Vediamo che cosa succede adesso. Cosa ne penseranno Kamek e Baby Bowser? Oh, sei un vero duro tu, eh? Però finisce qui, amico mio. D'accordo, ragazzi, ci si vede presto. Nel frattempo, la prima gemma è nostra. Dov'è? Topo, fermo. Dove vai? Dove vai? Lingualo, Yoshi. Ok, si è terrorizzato anche senza bisogno di linguarlo. Fosse stato per me, io me lo sarei mangiato. Prima gemma, ragazzi. Yeah, hai ottenuto una gemma dei desideri. Yeah, super felicità. Oh, c'è uno Yoshi. Ciao amico, portati sta cosa indietro. Rivale ad azzeccare sul sole dei desideri. E bye bye. Ok, vediamo un pochettino. Eh sì, è proprio quello che sta succedendo. Prima gemma recuperata. Yay! Tutti quanti felicissimi. Il sole dei desideri sembra ancora un pochettino triste, non sembra proprio nel pieno della sua forma. E la schermata nel frattempo è tornata normale. Cosa succede al quadro del boss? Ritorna normale? Si rigira il totem? No, rimane così. Vediamo un pochettino davanti a noi che strada si è aperta. C'è un altro bricolo? Sembra un vecchio bricolo questo qui. Yoshi, giusto? Cosa dici? Stai cercando delle gemme? Questo è un vecchietto. Avrà forse una voce più del tipo: ascoltami, figliolo, io sono un nonno bricolo e so tutto ciò che vale la pena sapere. E ora orecchi e occhi ben aperti. Sembro più un ubriaco piuttosto che un vecchietto. Le gemme che cerchi sono finite qui. Qui e proprio qui, ecco, in questi punti in particolare. Perfetto, quindi ce le ha segnalate tutte. A questo punto anche tu sai tutto ciò che vale la pena sapere. Ora sta a te. L'importante è che tu faccia sempre del tuo meglio, figliolo. Va bene, nonno. Mi sembra una risposta adeguata. Ma è proprio il nonnetto di App. Credo che questa sia una involontaria o volontaria citazione. Ciao, questa è l'area giardino Florigami. Florigami, gioco di parole con gli origami. Quindi questa è l'area giardino Florigami. Qui la strada si biforca e bisogna scegliere una direzione. Ma come? Io non voglio scegliere, voglio fare tutto. Pista fiorita, giardino Florigami. Ok, quindi ad un certo punto posso scegliere se andare in basso o in alto. Però ragazzi, piuttosto che proseguire, visto che abbiamo sconfitto il boss veramente molto molto velocemente, che ne dite di andare a recuperare qualcosina nei quadri indietro? Che ne dite di buttare dentro anche qualche moneta? Se trovo il vestito da gatto, urlo, urlo se trovo il vestito da gatto, perché è meraviglioso. Io, ragazzi, aumento sempre il numero di monete, ne metto 5 adesso perché voglio assolutamente qualcosa di raro. E sì, il mio primo ovetto dorato, il mio primo ovetto super raro. Pallina, ovetto, chiamatelo come volete. C'è il carretto argentato, di cui non me ne frega assolutamente niente. Scatola bomba, che non è da sottovalutare perché ha il suo fascino. No, lo Squittix raro, bellissimo questo. Questo è troppo bello. Un altro carretto, vagoncino del treno. E poi il lattinello, che è l'abito, il vestito simile al boss che abbiamo affrontato in questo episodio. Quale indossiamo, ragazzi? Io vorrei sinceramente cambiare costume
e non vestirmi da lattinello, anche se deve essere anche carino il vestito, molto carino in effetti, ma io voglio assolutamente essere uno Squidix da ora in avanti. Ok, usciamo da qui, ci riportiamo nell'ultimo quadro sbloccato, andiamo ancora avanti. Dopo il boss, ops, scusate, sto devastando il microfono nel frattempo. Eccoci qui, giardino Florigami. Direi che per oggi possiamo ritenerci soddisfatti e il giardino Florigami ce lo riserveremo per la prossima volta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video della serie e come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi dei commenti e spaccate quel pulsante like. Ciao!